Ciao a tutti, bentornati ad Assassin's Creed Valhalla, da me e da Eivor. Allora, dobbiamo parlare con Trygve. Stiamo seguendo la quest Razziatori Rumorosi. Ci sarà un funerale, il funerale dello Jarl. E Vili, il figlio, dovrebbe diventare il nuovo Jarl. Ma ci sono delle questioni da sbrigare. Come sempre tocca a Eivor. Festeggiano. Anche troppo. E troppo presto. Fuochi, zuffe e uomini fradici di idromele. Ah, sono fuori controllo. Hemthorpe potrebbe bruciare prima della pira. Oh, dei. Sto forse deludendo il mio Jarl. Sta calmo, Trygve. Cercherò di placare gli animi. Ok, quindi abbiamo perso lo Jarl nello scorso episodio. Quella l'avevo per andarci, ma non ci sono andata. Va bene, ci andrò. Allora, trova gli ospiti e calmali. Va bene, va bene. Allora, siccome sono segnati anche sulla mappa, io direi di fare così. Ah no. Ah, proprio. Ok, allora facciamo. Dove sta quello lì delle rime? Vado a piedi. Oh, scusate. Ok. Allora, stanno qui dove? Qua. E questi. Stanno qua. La... Fuggi! L'orda di Loki si è scatenata! Stendi i galli da combattimento di Hemming. Ma che c'entro io? Scusate, galli! Salvami dalla loro ira! Ma tu dimmi che devo combattere contro i galli. Oh! Abbiamo finito? Abbiamo finito coi polli? Grazie, possente Thor. Mi hai salvato la vita. Thor. Quando tornerai sobrio, cerca di evitare i galli. Allora. Vediamo, mappa. Potremmo anche andare tra gli ospiti. Allora, qui, sì, qui. Penso che sia proprio questo qui che mi sta indicando. E Madonna che ogni tanto si impiccia. Dov'è? De qua? Sì, eccolo qua. Che sta a fare quello là? Ma sta a far finta sto cretino. Allora questa non so perché me la indica. C'è un posto con l'acqua? Ce lo butto dentro. Vabbè, lo metto qua. Ma è morto? Allora ci sta gente che mi viene indicata, ma perché mi viene indicata gente con la quale poi non posso interagire io? Non si sa. Io non li ho visti arrivare. L'ho guardato in basso. Non me ne sono accorto. Buon appetito. Allora, se fanno rumore, devono fare rumore, no? Dove stanno a fare rumore? Io non ci sto a capire che... Allora, vediamo un po'. Qua. Prendo è un uomo morto. Ok, trovato. Trovata. Aiuto! Sì. Al fuoco! La mia
Cos'è questa vodka di cui parli? Mm-hmm. Un omaggio inestimabile, degno di uno Jarl! Fa presto! Prende fuoco! Aiuto! Ok, aiuto! Allora, dobbiamo entrare qua dentro. Cosa dobbiamo prendere? Di grazia? Ok. Non c'è il fuoco. C'è il fuoco! Mo' più fuoco pure io, guarda, eh. Aiuto! Al fuoco! La mia vodka brucia! No, non brucia, eccola, eccola. L'ho trovata, l'ho trovata. La... Oddio, ma questa era la pira. Era una pira... No, è quella. Ecco la tua vodka. Ma questa è una pira. L'ho salvata dalla braccia delle fiamme. Hai sfidato l'ardore di Surtr. Eh sì, è una bevanda potente. Infatti esplode. Distillata dal grano dai russi di Kiev. Devi assaggiarla. Vabbè. Dare giù un sorso non farà male. No, ma stai scherzando? Ma quella... Ma sceglio boh. Vabbè. Allora, vediamo un po' l'altro punto dove vai, sta. Sì. Là. Damose. Ho preso una pira esplosiva. Ti avevo detto di non farlo. No, questa è... Ora si è barricato in quella casa, in trappola. Ok, de qua. De qua. Vieni fuori, cane schifoso. Che follia è questa? Hai profanato il nostro amato Hemming con le tue sporche preghiere. Ti ho fatto una domanda, amica. C'è un sassone là dentro. Quell'idiota voleva condurre Hemming nel suo paradiso invece che nel Valhalla. E ora si è barricato qui e ha chiuso la porta. La sua anima meritava l'immortalità. E tu meriteresti di peggio. Calmatevi tutti quanti. Parlerò io con lui. Scoprirò le sue vere intenzioni. Porta qui. Allora, si può? Niente, non si può. Ma è possibile? Ma c'è uno dentro? Ma fammi entrare, no? Possibile che bisogna sempre bisogna sempre... No, Eivor, lo sapevo io. Ma come ti sbagli? Qua, bella, qua. E ancora. E adesso insinuati, grand'errima. La... C'è qualcosa che ci interessa qua dentro? A parte lui, la chiave. Aspetta un attimo, Ciccio, che più la chiave. Mi hai fatti davvero arrabbiare. Vabbè. Lasciami stare! Non ho fatto niente di male! Dovresti uscire di qui sulle tue gambe, mm-hmm, finché puoi ancora camminare. Sì, sì, uscirò. Non farmi del male, ti prego. C'è una chiave lì. Ah, ecco. Se aprirai la porta, ti seguirò fuori. Vabbè, tanto hai semplice. Ma potevi farlo pure tu, eh? Porta qui fuori quello schifoso! Dai. Non fa scherzi, Ciccio. Adesso pagherai per i tuoi misfatti. Basta. Concedetegli la parola. Amavo Hemming. Lo giuro. Volevo solo che volasse libero nel regno di Dio. E per questo lo hai cosparso di acqua sporca? Era la tua acqua santa cristiana. Certamente. L'ho benedetto nel nome del Signore. Non dovevi benedire lo Jarl. Che differenza fa un po' d'acqua? Non rendetevi ridicoli. Chiudete la bocca, tutti e due. Non tollererò altre buffonate. Sparite. Sembra che sia tornato un po' di ordine. Ok. È il momento di informare Trygve. Dai, andiamo da Trygve. Poi dobbiamo andare da Vili. Oh! L'hai vista? Questi me li ero persi, eh. Trygve. Ho cercato di calmare gli ospiti come meglio ho potuto. Sono in lutto. C'era da aspettarselo. Ma ti ringrazio. E tu come ti senti, amico mio? Io sono più in lutto di molti altri, credo. Hemming sarebbe fiero di tutto il tuo impegno qui. Di ciò che hai fatto per lui. Lo spero. Il dolore passerà, Trygve. Col tempo. Sì, passerà. Olè, qua c'è rastreatori rumorosi.
completata. Benissimo. Altri due punti che ci andiamo a mettere prima di subito. E la 271. Attenzione. Allora, prendiamoci... Vabbè, qua sopra. Ok. Allora, anche qui c'è qualcosa. Vediamo. Ah no, era qui, la saga di Rig. Ok. Vabbè, senza che mi metta a leggere. Meglio, ora io vedo. Perseguire coloro che vennero prima di me per un sogno così oscuro non realizzato. Scorre la rugiada dell'angoscia perduta per sempre. Verso un futuro migliore. Vili, prego perché tu trovi questo messaggio dopo che me ne sarò andato. Questo è il papi. Ti ho visto crescere, abbiamo passato tutti questi anni insieme e so che sarai un ottimo Yar. Perciò perdonami per quest'ultima azione che compio per... Ah no, per servire tuo padre. E questo è Trigve, scusa, eh. Allora. Ah, che bello. Cioè, questi ambienti sono veramente accoglienti. E... quindi non c'è niente sopra? No. Ok, leviamoci i punti che abbiamo messo, perché sennò ci scoppiamo una ceppa. Ok. Allora, che missione dobbiamo fare adesso? Adornare la tornado. Allora. Ok. Allora, dobbiamo parlare con Vili e andare dalla veggente. Vogliamo andare dalla veggente? Andiamo dalla veggente prima. Poi parliamo con Vili. Allora, ma guardate Pegaso come sta sempre qui. Ah, ma sta qua la veggente. Dai un'occhiata. Ma davvero? Vabbè, proprio qua no, sta là. Vabbè. Che dice? Ancora non vi siete imparati, io non vi capisco. Ah, sta là la veggente, ho capito. Damose. Senza Yar Lemming, Vili saprà guidarci. Sarà un buon condottiero. Ovvio. Diga. Madonna. Però che ambiente accogliente pure questo, posso dire? C'è qualcosa che gli possiamo fregare la signora? Qui c'è da leggere. Ridi finali. Trigve, non dimenticare gli ultimi preparativi per lo Yar Lemming. Lega le scarpe tra loro, tagliagli le unghie e non uscire dalla porta principale della casa. In vita è stato un nobile, ma noi dobbiamo rispettare le nostre tradizioni o ci ritroveremo con un vabbè, quello che è. Tu sei il morso di lupo. Mm-hmm. Il corvo battagliero la cui fama cresce con ogni quarto di luna. Mm-hmm. Hemming mi ha affidato una scelta molto ardua. Mi servirebbe il tuo consiglio. Serve un sacrificio. Molte pecore ai piedi dello Jotun dormiente. Prima che la pira sia accesa. Ora seguimi. Ma se non te alzi, dove seguo? Ok. Con calma, eh. Mo non si mette a parlare a straniero che non la capisco poi io, eh. Io lo dico. Ma dobbiamo andare a piedi? Possiamo correre, tipo? No, eh. Ah, qua, ok. Vi offriremo agli dei per chiedere loro di accogliere il nostro amato Hemming. A braccia aperte. E qua? Ok, dai. Brava, sportiveggiante, così te voglio. Perché sennò ci stiamo le ore qua. Ma vedi le pecorelle come ci seguono. Vado su, vado su. Tu hai il dono della chiaroveggenza. Puoi predire cosa accadrà. Io vedo ciò che va visto. Quando va visto. Un grande dono. Un grande fardello. Hemming ti consultava spesso? Si liberava dei suoi pesi? Parlavamo spesso. E spesso se ne andava con un peso ancora più grande. Pensava al futuro del suo clan. E a chi sarà Jarl? Parla di meno. Le parole attraggono spiriti malevoli. Come vuoi. No, anche perché... cioè, serve un po' di fiato per fare sta salita, eh? Posso dire? Mo non mi dica che dobbiamo bere una pozione, ciccia.
Ok. Veggente, io... Il tuo cuore è inquieto, la tua mente confusa. Cerchi più di un auspicio favorevole. Cerco la saggezza divina. Desideri sapere quale Jarl saprà meglio guidare il clan? Sì. Tra Vili e Trygve. La scelta non è facile. Siamo all'ombra del gigante, il grande custode di segreti. Qui troverai una bevanda del mare risonante. Sali sullo Jotun dormiente, assorbi le acque e medita sulla vetta. Non cercare le risposte. Saranno loro a trovarti. Esplora lo Jotun dormiente. La veggente ha detto di meditare sulla vetta. Vabbè. E ci tocca. Allora. Ma dove dobbiamo andare sullo Jotun dormiente? Ho bisogno dei tuoi occhi. Ah, forse devo semplicemente meditare. Meditare proprio. No, esploro. Ho detto meditare sulla vetta. Ma sulla vetta, quella vetta? La vetta lì? Boh. Io provo così. Vediamo se è lo stesso. Forse non era lo stesso. Dobbiamo andare su? Non saprei. Vediamo se ci dice qualche altra cosa. Sali sul dormiente, bevi e medita sulla vita. Le risposte che cerchi ti troveranno. Ma forse devo andare su allora. Vado su. Vediamo. La vetta. La vetta è su. Infatti qui c'è qualcosa. Ancora su. La vetta lassù, su proprio. Ce ne fai fare strada, eh. Ma è necessario. Cioè, voglio dire, ci devono essere semplicemente dei funerali. Hai voluto assicurarti del regalo? Boh. Vabbè, tanto dobbiamo sbloccare pure il viaggio rapido, quindi ci va pure bene, eh. C'è pure qualcosa. Non so dove, ma ho sentito qualcosa. Va bene. Dai che la strada qui è lunga, Ivor. Ok, dobbiamo meditare qua. Allora, prima sblocchiamoci. Questa il viaggio. È la vetta. Sì, aspetta. Per avere la risposta devo liberare la mente. Eh sì. Ma qui, cioè, voglia libera. Qui liberi tutto proprio. Olè, dai. E adesso medita. Aspetta, meditiamo qua. Aspetta, girate. Ok, vai. Chi è? Jarl Hemming, sei davvero tu? Sono io, ma solo in spirito. Perché non hai raggiunto la sala di Odino?
La raggiungerò, non dubitare. Quando le fiamme si leveranno dalla mia pira, il fumo mi innalzerà fino alla sala dove ci attende il padre di tutti. Sono grata di poterti rivedere, Jarl. Mi hai affidato un compito impegnativo. Scegliere un erede non è una decisione semplice. Un uomo è amato, ma non desidera il compito. L'altro è adatto al compito, ma non gode della stessa stima. Non ho avuto modo di darti altri consigli in vita, Eivor. Dunque, anche nella morte, devo tacere. Dimentica la saggezza e la razionalità. Cosa dice il tuo cuore? Il mio cuore si è fermato. Non può dire nulla. Non dovrei essere io a decidere, Emming. La scelta aspettava te. Eri tu il loro capo. Come Sigurd è il tuo? Ma questo non placherà certo la tua sete di gloria, poiché miri al suo posto a capo del tuo clan. Ma che sei a dire? Io intendo rimpiazzare Sigurd. Il fato ha segnato il nostro futuro. Noi non possiamo che assecondarlo. Eppure sai che accadrà. E lo accetterai. Dovrei oppormi al fato, dunque. Abbandonare il mio cammino di gloria. No. Devi seguirlo fino alla morte. Ma what? Ma perché? Ma io boh. Ma non gli faccio la ceppa? Beh, qualcosa gli faccio. Aia. Tu non sei come ti ricordavo. Bella mossa. Non dovevi abbandonarmi, Jarl. Il futuro della tua contea è incerto. Confidavo nel tuo giudizio, Eivor. Ed è ancora così. Non te vedo, non è giusto. Beh, però l'ho preso, l'ho preso. Ma perché devi stare lì e io qui, scusa, Preso. Te sto a fa' gran danno, dove stai? Sei tornato di qua? Donde estás? Ma dov'è? Ah, ecco là, guarda. Preso, io t'ho preso, la tu non m'hai preso. È smussata dall'indecisione. Sei un capo. Non indugiare. Sei stato tu a indugiare, Jarl, ricordalo. E confermo il valore delle mie parole. Confida nel tuo giudizio. Ma non l'ho capita questa. Forse è Eivor che lotta con se stessa? Oh, avessi preso una volta. Preso. Sei quasi morto, ciccio, te lo dico. Te faccio gran danno, questa è l'ultima botta che te do, La... T'hai visto? Sei stato tu a spingermi, Emming. Non avrei mai voluto farlo. Non devi dolertene, Eivor. In fondo mi hai dato la morte in battaglia che tanto desideravo. Vecchia volpe, per questo mi hai provocato? Il padre di tutti viene ad accogliermi nella sua sala. È tempo che io vada. Io so che tu farai la scelta giusta. Mamma mia, come spara flash a sto bianco. Ma io ho già deciso, Evili. Non capisco perché tu sei così indecisa. Cioè, Billy è il figlio. Ok, sangue e dei, missione completata. Taglie.
Mettiamoci due punti talento. Ci dà subito la quest? No, perché adesso dobbiamo andare da Vili. Talenti 273. Allora, io direi che per oggi ci possiamo salutare qui. Manca solamente ci manca solamente di andare a parlare con Vili. Quindi un saluto a tutti da me e da Eivor, e ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.